Grazie Presidente, ovviamente il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente a questa proposta di integrazione di un regolamento del trasporto scolastico che, piaccia o no, sia accettato o no, è il primo regolamento che questa amministrazione ha approvato appunto più o meno un anno fa, e Roma Capitale mancava di questo regolamento. Era un dovere dare ai cittadini un qualcosa che rendesse veramente omogeneo il servizio, che è vero, come ho sentito nella precedente assemblea, è un servizio appunto che Roma Capitale ha sempre dato, ma in alcuni casi un servizio che ha creato disparità di trattamento in alcuni soggetti, in alcuni municipi. Noi abbiamo cercato di rendere omogeneo il tutto, abbiamo cercato anche di creare le condizioni perché non si incorresse in un danno erariale, dal momento che a inizio di anno alcuni, e nel corso di tutto l'anno, i vettori viaggiavano vuoti, rischiavano di viaggiare vuoti, quindi siamo intervenuti a correggere questa anomalia, quindi con il tentativo anche riuscito, devo dire, di dare di accontentare, di rispondere alle richieste degli utenti. Io voglio ancora ricordare, l'ho detto nell'altra riunione, lo ripeto oggi, che le norme a cui noi facciamo riferimento, Roma Capitale fa riferimento, è un decreto ministeriale del 1975 e una legge regionale del 1992, quindi delle norme, una legge sicuramente molto vecchie, che non emanate in un momento in cui le situazioni erano sicuramente diverse da quelle che sono oggi. E proprio in virtù di questo e del monitoraggio che noi abbiamo fatto, lo ripeto, un monitoraggio fatto all'indomani dell'entrata in vigore del regolamento, perché siamo consapevoli del fatto che un regolamento non può andare ad analizzare tutte le situazioni che invece possono emergere nel corso della pratica, no? Dell'attuazione di un regolamento stesso, e proprio in virtù di questo, interpretando anche in maniera puntuale, adeguata, completa e attenta quelle che sono le norme stabilite sia dal decreto ministeriale sia dalla legge regionale, abbiamo ritenuto di dover intervenire, perché ripeto, non esiste un regolamento perfetto, ma esiste sempre un qualcosa di perfettibile. Il perfettibile si raggiunge man mano. Nulla vieta che fra un anno, fra sei mesi, quando andremo a verificare sul campo l'applicazione di questo regolamento, si possa intervenire a fare altri correttivi. Devo dire che abbiamo avuto quasi una sorta di lungimiranza nel momento in cui abbiamo deciso di proporre la istituzione di due commissioni permanenti che hanno proprio il compito di andare ad analizzare le situazioni che possano intervenire. Siamo stati lungimiranti nei confronti anche di quella sentenza che il collega dell'opposizione ha voluto richiamare, datata 31 di dicembre, con la quale si stabilisce che anche le scuole paritarie debbano, laddove vengano segnalate appunto situazioni anomale, anche lì si deve intervenire. Quindi noi con queste commissioni permanenti, una delle due specificatamente dedicata alla disabilità, perché la disabilità è un qualcosa a cui Roma Capitale è molto attenta, lo è oggi come lo era ieri, ed è inutile che io ripropongo qui le riflessioni fatte nell'altra riunione. Quindi con queste commissioni noi veramente andremo ad analizzare in maniera omogenea su tutto il territorio di Roma Capitale, su tutti i 15 municipi, quelle che sono le anomalie che possono essere portate all'evidenza e che saranno sicuramente trattate e monitorate. Devo, nonostante tutto, e concludo, ringraziare
il consigliere dell'opposizione, perché abbiamo già suggerito in corso di commissione di inserire la figura dello psicologo all'interno della commissione permanente per la disabilità, ed è stato un contributo veramente importante di cui abbiamo preso coscienza, e quindi ringrazio, ripeto, per questo suggerimento. Concludo, ci sarebbe molto da dire su questa questione, però il tempo stringe, quindi voto positivo, ma da domani già continueremo il monitoraggio. Grazie. Grazie a lei, consigliera. È iscritto in...